segreto di questo grande Napoli, 12 vittorie consecutive, primo in Champions, primo in Serie A. Scriveteci al 339-666-9990. Buongiorno a tutti cari amici, saluto Gianluca Gifuni che fino a poco fa era in onda parlando ovviamente del Napoli che sta facendo grandi cose, che insomma è in lotta per il primo posto, del favorito del primo posto in Champions League. Altra vittoria ieri, ne abbiamo parlato in diretta tante volte, tanti record centrati dal Napoli di Spalletti e la squadra italiana che va avanti con 20 reti, una delle poche squadre italiane che va avanti in Champions League, 5 vittorie su 5 e tante altre cose, e 12 vittorie consecutive, abbiamo già detto anche nella intro. 339-666-9990, qual è secondo voi il principale segreto? Perché è chiaro che questo Napoli ne ha tante di virtù in questo momento mostrare. Ne parliamo anche con Bruno Longhi. Ciao Bruno, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Grazie per essere con noi, caro Bruno. Ti chiedo subito la cosa che più appunto ti sorprende, o secondo te il vero segreto di questa squadra, il principale qual è? Allora, il vero segreto è che la squadra è forte. Poi andiamo ad esaminare tutti i punti che riguardano ovviamente il mondo Napoli. Partiamo da una società che ovviamente non fa mai il passo più lungo della gamba, però riesce a sostituire giocatori forti con giocatori che costano meno e sono ancora più forti di quelli che se ne sono andati. Del gruppo che è stato costruito e costituito, che è un gruppo di giocatori forti e di un allenatore che è bravissimo e che è forte, per cui metti insieme tutti questi ingredienti è chiaro che hai una squadra che non sbaglia mai, perché in questo bimestre, dall'inizio del mese di settembre e la fine del mese di ottobre, che si chiuderà in questo weekend, battendo il Sassuolo, il Napoli avrà fatto 13 su 13, per cui un bimestre indimenticabile, penso, nella storia non solo del Napoli ma di tanti club. È vero, sì, farebbe 13 il Napoli, speriamo che possa essere così. Ti chiedo anche Bruno, in questo momento 6 reti Simeone in totale, 7 Kvaratskhelia, 6 Osimhen, 5 Raspadori. L'attacco vola e sono dolci imbarazzi per Spalletti nel gestirlo. No, guarda che allora è chiaro che se tu hai diciamo una formazione base con 11 più 2 riserve ti viene facilitato il lavoro, però nel corso della stagione sai benissimo quello che accade, basta riguardare la storia del Napoli degli ultimi anni, quello che è accaduto con la Coppa d'Africa eccetera eccetera, certo, con l'infortunio di Osimhen. È chiaro che avere una rosa lunga e una rosa soprattutto di qualità facilita il lavoro dell'allenatore nel momento in cui vengono a crearsi situazioni di questo tipo, ma sto dicendo delle banalità che sono sotto gli occhi di tutti. Diciamo che il Napoli ha una rosa che è un po' paragonabile alla storia, no, dell'aritmetica, che cambiando l'ordine degli addendi, sì, il risultato non cambia, cioè togli uno dalla panchina lo metti in campo, togli quello dal campo lo metti in panchina e poi alla fine succede sempre la stessa cosa: una squadra che va in gol facilmente, una squadra che gioca deliziosamente, una squadra che riesce a superare certi ostacoli ostici, e mi riferisco alla Roma dell'altra sera, perché quella è stata una partita giocata, sì, contro una squadra che ha avuto un atteggiamento per certi versi quasi intimidatorio, e lì e il Napoli ha dimostrato di avere calma, tranquillità, aspettare sulla riva del fiume che arrivasse il momento buono, e poi è arrivata la prima palla gol, la seconda, la terza, la quarta e finalmente poi l'ha cacciata dentro. Nel salutarti, un flash: Napoli-Milan per il momento, dopo 15 partite è presto, però insomma 15 partite o 11 di campionato, Napoli-Milan il duello per lo scudetto? Ad oggi? Ad oggi, se la domanda è ad oggi, ti dico di sì, perché sono le squadre che per qualità, aggressività, per pressing, per rosa. Beh, il Milan ha avuto dei problemi riguardanti ovviamente i tanti assenti, però il Milan ha sempre saputo sopperire. Il discorso che facevo prima, no? Quando hai in panchina dei giocatori validi anche le assenze si sentono meno, però sono due squadre che hanno intensità, ecco, la cosa, intensità e continuità, questo è importante, perché adesso dobbiamo ovviamente attendere al varco l'Inter, vedere che cosa succede alla Lazio che arriva da 6 partite senza subire gol, e tra queste ovviamente 5 sono state vittorie, non credo ovviamente alla Roma. L'Inter rimane ancora un grosso punto di domanda, perché non prendiamo, diciamo, per oro colato la partita di ieri sera, però è un Inter in crescendo che però ovviamente ha un disavanzo di 8 punti che sono tanti.
Bruno, grazie davvero, buona giornata e cari abbracci. Grazie a Bruno Longhi, e da Bruno Longhi passiamo al mito per il Napoli, un eroe dello scudetto dell'87, un grande allenatore, grande giocatore del Napoli, dirigente, Ottavio Bianchi. Buongiorno mister, come sta? Buongiorno, buongiorno, insomma. E grazie per essere con noi, caro mister. Io ho chiesto ai nostri amici ascoltatori il vero, il primo, il principale segreto di questa squadra. Mi permetto di dire, secondo me, è l'unione. Non so lei cosa ha acquisito da lontano di questo Napoli. Non avete sbagliato. Di solito le squadre si vincono quando c'è unità di intenti. Cosa vuol dire? Società, parto tecnico, giocatori, stampa, pubblico, che è determinante. Quando c'è questa tranquillità, si porta, certo deve avere anche la qualità che a Napoli non manca, e questo, che per me, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, che è perfetto per adesso, dei giocatori che stanno facendo molto bene, c'è proprio questo entusiasmo, questa tranquillità che evidenzia il momento del Napoli. Vede che ormai al giorno d'adesso, cambiando 5 giocatori, cambi completamente l'assetto della squadra, e puoi vincere anche negli ultimi minuti, però i giocatori che sostituisci negli ultimi minuti devono entrare con quella determinazione, che non si devono sentire assolutamente in seconda linea, quello che capita in molte squadre, mentre non capita al Napoli. Il Napoli vede che prima di tutto sono giocatori intercambiabili, molto 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 validi, che giochi uno, che giochi l'altro, non cambia molto in certi settori. Può cambiare davanti se giochi con dei giocatori di manovra, di statura un po' più piccola, mentre se giochi con giocatori che hanno una stazza diversa, ma questo ormai è come nel basket. Sì, puoi cambiare sistema di gioco durante la partita, non solo durante la stagione. Ecco mister, lei, sono convinto, conoscendola da un po', non è per nulla amareggiato se il Napoli, visto che il Napoli di Spalletti ha superato il record, no? Di Ottavio Bianchi, con 11 vittorie consecutive siamo arrivati a 12, immagino che non sia dispiaciuto. Non lo sapevo neanche. A cavallo della stagione 85-86-86-87, sì, il suo Napoli, mi sembra 11 vittorie. No, l'importante è il risultato finale, che poi fai 12-11. Mi fa piacere, perché vuol dire che il Napoli sta facendo, infatti, meglio di così. Cosa vuoi dire? Non... Infatti io la domanda che volevo farle ulteriore è quella su cui lei ha sempre battuto. In questo momento, secondo lei, visto che è molto presto, il campionato finisce il 4 giugno 2023, incredibilmente, teme più, conoscendo anche un po' l'ambiente eccetera, la sosta mondiale che può fermare, frenare questo incanto, o le pressioni che magari pian piano possono aumentare su questi ragazzi? No, ma il Napoli la pressione ormai adesso... Il pubblico, tutti voi avete imparato in questi ultimi anni a non dare molta pressione, mi sembra. Sì, è vero, c'è un entusiasmo non esaltato. È un entusiasmo bello, sì, questo è. Sì. Mentre invece l'interruzione è un punto interrogativo, però mi informavano in questi giorni che il Napoli non ha molti giocatori. Sì. Che vanno in Qatar, e poi i giocatori che vanno in Qatar sono giocatori di nazionali non competitive, adesso io non lo so, ho letto così. Sì, sì, no, Zielinski con la Polonia, Kim con la Corea del Sud, per dirne, no, Issa il Camerun. Possono purtroppo essere eliminati presto. E questo è un grandissimo vantaggio, perché al di là che l'interruzione così non lo sappiamo, io so solo che quando venivano all'inizio del campionato dopo le soste delle nazionali, anche se andavano oltre oceano, quando tornavano erano veramente in difficoltà fisica, trovavo sempre molte difficoltà a ricominciare. Non sono mai riuscito a trovarne il filo giusto. L'ultimissima, mister Bianchi, cosa le piace? Anzi, quale calciatore più le piace di questo Napoli? Simeone, Osimhen, Raspadori? È una domanda che deve fare ma un capo tifoso. Ecco. Ha ragione. Io guardo la squadra e devo dire che
è bello vedere il Napoli, anche perché possiamo dire organizzazione difensiva, si vince di solito quando c'è un'ottima organizzazione difensiva, però l'organizzazione difensiva parte anche da quando non hai il possesso di palle, quando gli attaccanti si danno da fare. Lo sbocco offensivo parte sì dagli attaccanti, ma parte anche dal sostegno di centrocampisti e difensori. Questo è il gioco di squadra, la bellezza del calcio è che è l'esaltazione del gioco di squadra. È così, mister, grazie davvero, buona giornata, a presto. Di nuovo, davvero. Ottavio Bianchi, è inutile dire, più giovane, il allenatore del primo scudetto, ma penso che lo sappiate già. Ci sono moltissimi messaggi che arrivano, ne parliamo tra un po' quando avremo anche altri ospiti importantissimi. A tra poco. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Eccoci cari amici, chi vi parla è sempre Dario Sarrataro con Mario Paleggiani regia. Allora, Livio scrive: il vero segreto di questo Napoli è la magia che si è creata tra i giocatori, staff, società, tifosi, una sinergia che farà male a tutti. Livio da Parigi, un po' quello che diceva poco fa anche Ottavio Bianchi. Poi Maurizio da Napoli, eccolo qua il messaggio, ci siamo. Il vero segreto è che sono tutti titolari e nessuno è riserva, in più giocano divertendosi e con fame di vincere. Ciao, sì, un po' tutti questi elementi insieme. Trovando il pelo nell'uovo, è giusto dire che Dombele ha perso 3-4 volte velenosissime palle che con grandi squadre ti castigano. Antonio, domanda era per Bruno Longhi che però ci ha salutato. Beh, ieri forse un po' di meno, francamente, altre volte anche con la Roma un paio velenose, con ieri con i Rangers forse una sola, mi ricordo, un po' più pericolosa in questo senso. Ma qual è allora il vero segreto o il primo principale segreto di questo Napoli che tra le altre record, l'abbiamo detto prima ma lo ribadiamo, questo Napoli ha l'unica squadra, la prima squadra italiana a segnare 20 gol o più gol in un girone di UEFA Champions League, e abbiamo detto anche che la terza squadra italiana a vincere tutte le prime 5 partite nella fase a gironi, dove il Milan 92-93 con Capello e Juventus 2004-2005 ancora con Capello allenatore. Ne parliamo con Salvatore Caiazza del Roma. Ciao Salvatore, buongiorno. Buongiorno a te Dario, buongiorno agli ascoltatori. Capo Sport del Roma, non dimentichiamolo. Allora, Salvatore, hai individuato il principale segreto di questa squadra? Ma secondo me sono più segreti, infatti, è una diminuzione parlare di un segreto. Ah, ok, va bene. Perché prima di tutto, secondo me la leggerezza è fondamentale in questo gruppo, perché secondo me giocare con leggerezza anche quando la posta in palio è alta, perché noi ieri pensavamo che fosse una partitucola, nel senso che eravamo già qualificati, però se non avessi vinto sarebbe stato più complicato conquistare il primato. Un altro segreto secondo me si chiama Luciano Spalletti, perché ha trovato secondo me i presupposti giusti per poter lavorare, perché lui è un allenatore che lavora, che insegna calcio, e credo che ieri ad un certo punto, io ho fatto un corsivo oggi su Roma, che il primo tempo è stato da PlayStation, Dario, perché secondo me neanche i campioni di PlayStation sanno fare quelli che hanno fatto il Napoli, con movimenti senza palla, con triangolazioni, che paradossalmente li fai senza il tuo puntero principale Osimhen, perché quando c'è Osimhen la palla va in profondità, lui ci arriva e mette a ferri a fuoco. Invece con Simeone, con Raspadori, con Politano, devo apprezzare Politano che ad un certo punto ha fatto una rincorsa di 50 metri per andare a chiudere. Sono quelle cose, no Salvatore, Politano due volte, mi pare Raspadori anche due volte sicuramente, sono quelle cose che piacciono tantissimi allenatori, come quando Simeone ha lottato due volte per riprendere il pallone fuori area avversaria, poi crossare al centro con il colpo di testa fuori di Elmas, al diavolo delle giocate, no, della qualità, come dicevi tu, come hai scritto oggi su Roma, pagina 17, appunto primo tempo da PlayStation con gli altri titolari, sono quelle cose che fanno impazzire gli allenatori, perché poi sono il manifesto di come questa squadra sia unita e sia determinata anche alla fine. Gli ingressi di Zerbin e Gaetano, Zerbin è andato a 1000 all'ora facendo un errore ma facendo anche un paio di cose buone, sono quei segnali che secondo me entusiasmano. No, sono quei segnali che ti permettono di vivere delle situazioni uniche. Poi è naturale che gli devi dare continuità. Intanto il Napoli ne ha vinte 12 di seguito, ne ha vinte tutte 5 della Champions, e paradossalmente non ancora il primato
ben ferido, però giustamente Spalletti ieri sera ha detto è strano, perché in quella posizione ci sarebbe dovuto essere il Liverpool e non noi, quindi aumenta, è stato bravo, no? Perché scusami se interrompo di nuovo, aumenta la qualità di questo gruppo. E l'altro segreto, secondo me, al di là di Giuntoli e tutti gli acquisti, secondo me è il pubblico napoletano, che devo dire ha finalmente rotto quell'indugio che aveva nei confronti del Napoli a causa della proprietà. Ha capito che esiste la maglia, non esiste tra virgolette Aurelio De Laurentiis o un giocatore, esiste la maglia. E credo che vedere tutta quella gente al Maradona e vederne tanta altra sabato contro il Sassuolo è motivo di soddisfazione per Spalletti, perché è riuscito a portare a Napoli l'entusiasmo che è sempre stata l'arma vincente di questa squadra. È vero, ne parliamo, caro Salvatore, anche con l'allenatore Andrea Mandorlini. Buongiorno mister. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie per essere noi, caro Andrea. Allora, abbiamo chiesto ai nostri amici tifosi, anche ai colleghi, il vero segreto di questo Napoli, il primo segreto di questo Napoli. A lei le chiedo invece il segreto tecnico-tattico di questa squadra, la cosa che più le piace o la sorprende di questo team. Beh, tecnico di giocatori bravi, lo stanno dimostrando, quindi sono stati anche acquistati giovani, Raspadori e tanti altri, però insomma la qualità credo che si sia alzata tantissimo dal punto di vista tattico. Luciano è già lo scorso anno, io credo che lo scorso anno già poteva ambire a vincere, tra virgolette, insomma, diciamo che è un'altra parola che le scaramanzie, però insomma già lo scorso anno, secondo me, se non c'era la Coppa d'Africa il Napoli sarebbe arrivato in fondo. Poi insomma le cose sono andate diversamente e quest'anno è partito bene, sta giocando con grande entusiasmo, vincere ti aiuta a vincere, c'è entusiasmo, vedi i ragazzi, vedo, ho visto anche ieri sera Simeone, quello che ha detto. Insomma si vede che è un ambiente che è su di giri ed è giusto che sia così, perché secondo me si stanno veramente meritando tutto. Poi ripeto, dal punto di vista tattico è che ci siano tante situazioni, quella che gioca a grande possesso e quando verticalizza ti fa male. Tra l'altro ieri Luciano Spalletti in conferenza stampa faceva riferimento al fatto che Ndombele, ma anche Raspadori e altri, non avessero un ruolo proprio fisso in questa mobilità in cui tutti trovano lo spazio. È anche uno dei segreti, no? Di Lorenzo che viene a fare la mezzala, Rui che viene a fare l'esterno sinistro d'attacco quasi, Ndombele o Raspadori che si accentrano, e Elmas stesso che poi va a coprire l'altra zona. Diventa complicato leggerlo il Napoli, almeno in questo momento, per la velocità, no? Di esecuzione di questi movimenti, ma anche del giro palla, mister. Ma al di là dei movimenti il concetto è proprio quello del movimento, quindi il movimento senza palla, di attaccare gli spazi e con una tecnica importante, quindi tutte queste situazioni che hai elencato fanno sì, insomma, che il Napoli è una squadra veramente bella da vedere, efficace, concreta, quindi tutti questi aggettivi credo che insomma se li meritano e bisogna continuare, è ancora molto molto lungo, però sicuramente questo periodo è di un grande Napoli. Salvatore, Simeone, il Mandolino l'ha anche allenato, tra un po' andiamo anche dal mister, è l'emblema di questa unione, ma anche poi a proposito della concretezza ha segnato, ragazzi, questo attaccante 6 reti, ha una media pazzesca, ha segnato il gol in questo momento più importante della stagione, cioè il 2-1 al Milan, ha segnato 4 reti in Champions League, entra con una determinazione ed è totalmente empatico con la piazza, perché è l'unico che ieri, l'abbiamo tutti notato, ha urlato The Champions insieme al pubblico. Poi vamos. Io credo che con affetto. Grazie. Io credo che nella conferenza stampa di presentazione si è visto Simeone che cosa sta vivendo in questa piazza. Un po' male, Salvatore? Ho detto sì. No, un po' male. Mi sentite? Parte il cane? Sì, sentiamo. Insieme al cane. Allora, dicevo, dove si è visto il vero Simeone, l'empatia che ha con questa piazza, l'abbiamo vista in conferenza stampa alla vigilia di questa partita. Ha detto: io godo anche nel vivere, nello stare fuori, nell'andare a abbracciare il compagno, partendo dalla panchina, e questo ti fa capire quanto sia quest'anno importante il lavoro che sta facendo Spalletti con tutti i suoi calciatori, perché comunque io vi ricordo che Politano era uno che in estate
era quasi ceduto, doveva andare via perché sì, c'era stato anche un malinteso tra il mister e il procuratore del calciatore, poi c'è stata una stretta di mano, c'era Meret che non sapeva dopo l'esordio a Verona, il debutto a Verona, se fosse rimasto perché si parlava ancora di Navas. Ci sono varie situazioni messe a punto, e lì e qui c'è un mister con noi, da un allenatore che secondo me ha trovato il terreno giusto per poter coltivare le sue idee calcistiche, ma anche di carattere. È vero, mister, no? Insomma, la disponibilità dei ragazzi, oltre alla qualità, sono elementi fondamentali. Beh, io quello che ho detto anche in tempi non sospetti, al di là delle qualità tecniche, tattiche, che però poi c'è sempre l'uomo. E io quindi devo spezzare veramente una lancia, al di là di Luciano e il lavoro, però questi ragazzi si dimostrano veramente delle persone a posto, degli uomini, quindi anche ieri insomma ho sentito il discorso di Giovanni, insomma, conta la squadra, poi è chiaro che gli attaccanti sono un po' dal punto di vista, tra virgolette, un po' egoisti, sono contenti, quindi tanti gol che ha fatto, però il discorso di base è che l'importante è ed essere utile alla squadra, quindi questo la dice tutta, ma non solo lui, tutti gli altri, ma poi si vede nel campo, giocatori che adesso le due o tre partite, che sia Giovanni che era, che giocavano poco, oppure si sono fatti in ora e trovano pronti, questi sono segnali veramente di compattezza, di concretezza, di grandi persone, al di là dei giocatori importanti che tutti vediamo. E Giovanni lo è, no? Perché lei lo conosce. Ah, assolutamente, io ripeto, l'ho detto prima ancora che sì, non si sapeva se l'avessero acquistato o meno, ma è un ragazzo fantastico, un ragazzo che molte volte insomma era vinto così, è talmente generoso che a volte sbagliava dei gol un po' particolari, un po' facili, soprattutto a Firenze, che è una piazza insomma che ha sempre poca pazienza. Ma come ragazzo, come persona, fantastico, e si merita tutto quello che sta avendo in questo momento. È giusto. Salvatore, intanto grazie, un abbraccio, Salvatore Gagliazza. Grazie a voi, salute mister. Un abbraccio, Salvatore Gagliazza. E prima di salutare Andrea Mandorlini, c'è Napoli-Sassuolo sabato, così giusto un passaggio, tenendo conto che lei ha avuto anche un'esperienza appunto col Sassuolo. In questo momento il Napoli va col vento in poppa, però occhio a questa squadra che gioca bene. Sì, sono andato proprio a vederla anche l'ultima partita, ci ha vinto in casa col Verona, insomma, partita un po' particolare, ma è solo ormai un'identità da diversi anni, tanti giovani importanti di grandissima prospettiva, insomma poi uno anche a Napoli. È una partita difficile, in Italia credo che partite facili non esistono, credo che sicuramente Luciano lo ha già detto tante volte, non abbasserà assolutamente l'intensità, la concentrazione in questa gara. È un momento è importante dare continuità a questi risultati positivi, e quindi Sassuolo, ripeto, non è una partita facile perché è una squadra che analizza, però insomma gioca, ma ama anche far giocare, quindi credo che sia una bella partita vincente. Grazie mister, alla prossima, un abbraccio. Grazie a voi. Salve. Grazie ad Andrea Mandorlini, ex allenatore anche appunto del Sassuolo, del Verona e di altre squadre. Ci fermiamo tra un po' con Francesco De Luca, capo sport del mattino, anche per un focus sugli altri elementi di questo Napoli spettacolare, poi le ultimissime Castelvolturno e non solo, a tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, 13:36 minuti, Radio Marte, Marte Sport Live, siamo in onda anche questa sera dalle 20 alle 21, vi ricordo, allora leggo questa parte, l'incipit di un pezzo molto interessante, di un fondo di oggi, martedì Liverpool, sarà il Liverpool a dover avere paura, martedì ad Anfield rischiano i Reds di finire al secondo posto, dovranno vincere facendone almeno 4 alla meravigliosa squadra di Spalletti che gioca da consumata prima donna d'Europa. Corre bene, esprime sempre grande personalità, è esaltante e moderna. Una sintesi perfetta di quello che sarà martedì Liverpool-Napoli, o quello che può essere, ma anche di quello che è il Napoli attuale, a firma di Francesco De Luca, capo sport del mattino. Ciao Francesco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. E allora, infatti in questo momento noi siamo un po' contrariati, volendo trovare il pelo dell'uovo, perché vediamo tutte le squadre che arrivano a 15 punti, l'unica è il Bayern, già qualificata da prima in classifica, altre con meno punti, primi in classifica, il Napoli no, però poi dopo mi hai consolato, Francesco, sentendo e leggendo il tuo pezzo, dicendo vabbè, il Liverpool è diverso. Diciamo, è un calcolo aritmetico, insomma. Certo, indubbiamente. Tutto potrebbe accadere negli ultimi 90 minuti
di questo girone che è stato nel segno del Napoli. Sarebbe, devo dire, davvero un peccato se il Napoli non riuscisse a qualificarsi come primo, però devo anche dire che è molto improbabile che il Liverpool riesca a fare questa impresa, considerando la forza del Napoli, la forza che ha saputo esprimere la squadra di Spalletti in questi due mesi e passa tra campionato e Champions League. Quindi credo che effettivamente il Napoli poi martedì sera riuscirà a portare a casa, dopo la qualificazione conquistata in anticipo, anche il primo posto. A fronte d'Europa la consumata prima donna, poi scrivi anche altre cose interessanti. Allora ti chiedo, ma il principale segreto o la principale virtù di questo Napoli qual è secondo te? Ma ce ne sono tante. Diciamo che il Napoli parte da una base buona, che è la squadra che è arrivata lo scorso anno al terzo posto, perché poi nelle valutazioni bisogna considerare che questa squadra non è arrivata decima, è arrivata terza ed è stata fino a un certo punto, cioè fino a metà aprile, a fine aprile, in lotta per lo scudetto, con un inizio di stagione straordinario con le 8 vittorie consecutive. E poi c'è stato un lavoro che ha fatto ottimamente la società sul mercato, e poi c'è questo Spalletti che insomma ci stupisce partita dopo partita, perché è chiaro, è difficile trovare un'altra squadra in Europa che abbia questa qualità di gioco, questa ottima condizione fisica, che riesca a fare così bene il turnover, soprattutto in attacco. Beh, mi sembra che insomma gioca Osimhen e segna, gioca Raspadori e segna, gioca Simeone addirittura esordiente in Champions, ha giocato 4 partite, ha fatto 4 gol. È incredibile. E c'è tanta qualità in questo gruppo. Numeri pazzeschi. Come assolutamente, come poi dicevamo un po' di tempo fa, questo non è un sogno, perché poi alla fine insomma noi abbiamo sempre detto i sogni, poi il risveglio brusco eccetera eccetera, no, qui c'è una realtà molto solida, una qualcosa che è stato costruito molto bene nel tempo dalla società, da Spalletti e dai giocatori, ed è il risultato di un lavoro, quindi non c'è nulla di diciamo così di magico. Sì, ci sono delle di improvviso, chiaramente, diciamo, no? No, assolutamente non c'è da sorprendere. Poi sai, Dario, ne abbiamo viste talmente tante, chiaro, che poi il percorso fino al 4 giugno oppure il percorso nel Champions League dipende da tanti fattori, però diciamo dopo due mesi e mezzo, dopo due mesi e qualcosa, si può pensare che questa squadra abbia davanti a sé un grandissimo futuro. Assolutamente. A proposito di Champions League, 7 novembre il sorteggio per gli ottavi di finale, diciamo che dobbiamo sperare che il PSG finisca primo in classifica e non secondo, in modo appunto di evitarlo. Fondamentalmente il PSG può essere la squadra più difficile in teoria sulla carta da affrontare negli ottavi, se il Napoli finisse primo ovviamente. Poi c'è anche il Porto o il Benfica stesso. No, ma io credo che il Napoli poi alla fine debba vivere con molta serenità questa esperienza in Champions League, perché sinceramente credo che neanche il più ottimista, quando c'è stato il sorteggio, poteva immaginare una squadra che dopo 5 partite fosse a punteggio pieno con 20 gol segnati. Prima italiana, signor Neville. Sì, non credo che ci debba essere un sovraccarico di responsabilità su questa squadra, nel senso che questa squadra deve giocare con grande serenità. Esce il PSG, ok, andiamo a giocare col Paris Saint Germain, sarà una grandissima sfida, esaltante, poi in campo sarà un duello apertissimo, senza preoccuparsi troppo del monte ingaggi, del valore dei giocatori, della bacheca, insomma con grande serenità. A me quello che colpisce, tu prima dicevi qual è il segreto, a me quello che colpisce è la grandissima determinazione di questa squadra. Io ieri vedevo questa squadra in vantaggio dopo un quarto d'ora, mi sembra già per 2-0 contro un avversario modestissimo, cioè diciamo il Napoli ha avuto la capacità di ridurre questa partita a poco più di un allenamento, anzi a un allenamento. Vedere questa squadra giocare con tutti i suoi elementi con grandissima determinazione, con una grandissima voglia, con andare con decisione su qualsiasi palla, e questo è il segreto. Se vogliamo trovare un segreto, secondo me è questo che ha fatto fare lo scatto, la mentalità vincente che si vede da questi importanti particolari. E tu hai scritto giustamente malizioso, che è uno invece dei difetti del Napoli. Ieri, sì, era una pecca anche che Napoli si portava dallo scorso. Sì,
però voglio dire, a me non piace molto il discorso che è stato purtroppo fatto spesso a Napoli di buttare il bambino con l'acqua sporca, mi spiego sì, meglio, cioè dire beh adesso questi sono campioni, quelli che sono andati via, no, quelli che sono andati via hanno scritto delle pagine importanti nella storia recente del Napoli, sono stati calciatori che non vanno assolutamente dimenticati, però nella vita ci sono i cicli che si sono aperti e si sono chiusi, i giocatori che sono andati via, mi sembra tranne i due, cioè Fabian Ruiz che è andato a giocare in un club, il club più importante, cioè Fabian e Koulibaly che sono andati nei club più importanti europei, gli altri hanno scelto delle strade secondarie per la loro carriera, il Canada, sì, la Turchia, sì, gli Emirati. Cioè, è vero, beh, non è un caso, è significativo di un ciclo. Ma no, ma evidentemente avevano, certo, avevano altre priorità, avevano altri interessi, ci può anche stare dopo aver giocato tanti anni a certi livelli. È vero, Francesco, in questo senso, nel salutarti, sì, hai grande esperienza, come si diceva, abbiamo viste tante, c'è il mondiale che è un rebus, c'è le pressioni, non so, però appunto io quello che dicevi poco fa, non è un Napoli che improvvisamente esplose, da anni che va a sei vertici, l'anno scorso è arrivato terzo, forse anche per questo, e te lo chiedo, la città sta rispondendo con entusiasmo controllato, ammesso che sia possibile mettere questi due termini vicini, cioè c'è entusiasmo, non c'è l'esaltazione sì, folle sì, sì, che può allora, essere tu hai sicuramente una cartina di tornasole migliore della mia, nel senso che avendo un contatto proprio sì, con i radioascoltatori, i telespettatori, puoi percepire anche meglio di me qual è l'umore. Io mi sembra di vedere in città molta soddisfazione per questa squadra, molta allegria, molta gioia, molta voglia di condividere i momenti belli allo stadio Maradona, ci saranno 40.000, 50.000 spettatori anche per una partita di seconda fascia come quella con il Sassuolo. Ho visto nelle immagini televisive tanti bambini sì, che sono andati anche ieri sera, nonostante l'orario, le 21, sono andati allo stadio a vedere la partita perché attirati da questi nuovi eroi come Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone. E questo è molto bello. Poi provare a vivere serenamente, chiaramente tutti sappiamo che il campionato non finisce il 30 di ottobre, ci sarà una lunghissima strada, come tu giustamente ricordavi, c'è questa incognita di questi 55 giorni di sosta, che bisognerà vedere che cosa porteranno. L'obiettivo del Napoli è concludere con un bel vantaggio alla prima fase del campionato, diciamo il campionato di apertura, e poi dire quello di clausura, se vogliamo adoperare sì, le terminologie dei campionati sudamericani, come andrà a finire. Francesco, grazie, un abbraccio forte e buon lavoro. E domani sul mattino altri approfondimenti. Questo amico scrive: Ciolo ama la maglia che indossa, ho capito perché esultò tanto facendoci arrabbiare. Onora veramente i colori che indossa, e questa è l'essenza del vero professionista. E così ancora di più la maglia azzurra nello stadio di Maradona. Ci fermiamo, a tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Ieri Spalletti diceva giustamente quello che diciamo da anni, cioè che c'è un copyright al Maradona prima San Paolo, ovvero quello del Champions, cantato anche da Simeone. Allora ascoltiamo ieri, proprio quello di ieri sera di Napoli Rangers, com'è andata? Bel boato, davvero dal vivo, vi assicuro ragazzi, è davvero da brividi, molto molto emozionante e imponente, più che ovviamente con la registrazione che viene anche con le registrazioni di oggi vengono anche un po' compressi i suoni per evitare che vengano distorti. Felice Dabbari scrive: uno spogliatoio senza prime donne, un gruppo di giovani affamati di successo che evidentemente stimano l'allenatore e si sono affidati completamente a lui, una condizione fisica suprema, gli scatti di Zerbini e Zanoli piuttosto che il recupero di Politano e Raspadori, questo è il segreto di una squadra ai limiti della perfezione, godiamoci il momento e speriamo duri il più possibile. Vero, godiamocelo, non ci facciamo troppe masturbazioni mentali su questo, no, perché poi dopo sicuramente i problemi, non l'apro, non può vincerle tutte, i problemi possono arrivare, l'incognita mondiale eccetera eccetera, però per il momento godiamocelo. Ne parliamo con Pasquale Tina. Ciao Pasquale, buongiorno.
Ciao caro, buongiorno. Buongiorno, Napoli che è già in campo, sabato c'è Napoli-Sassuolo, domani consiglio a tutti di comprare Repubblica, non so se possiamo già dirlo, ma comunque... Aspettiamo, alle 19, lo diciamo dopo. Lo diciamo dopo, c'è una bellissima esclusiva, però ti chiedo invece, chiaramente, 5-6 cambi anche contro il Sassuolo. Contro il Sassuolo, sì, la squadra in campo ha finito, alcuni hanno terminato un po' più tardi, ma l'allenamento ovviamente... poco dopo le 12 era già terminato. Sì, ci saranno cambi perché di fatto Dario non hai molto tempo per preparare. Sì. Ieri si lamentava a Spalletti, due giorni perché sono pochi. Sono due giorni, poi giochi pure alle 15, quindi non hai neanche il recupero del terzo giorno, perché giochi alle 15, giochi in casa col Sassuolo. Di sicuro ci saranno tanti cambi, penso a Juan Jesus in difesa. Secondo me potrebbe essere confermato Mario Rui. Se ragioniamo, magari Mario, io credo ad Oliveira più a Liverpool, ad Anfield, perché ha giocato anche all'andata, quindi magari Mario Rui ne gioca un'altra. A centrocampo bisognerà capire se Anguissa partirà o meno dal primo minuto, potrebbe essere sicuramente una novità insieme allo Lobotka e Zielinski. Avanti potrebbe cambiare di nuovo il tridente, di sicuro torna Kvaratskhelia, credo giochi sicuramente Osimhen e credo Lozano, quindi fai 5-6 cambi per avere una squadra competitiva che possa, come dire, ovviare a questo calendario folle, perché non è neanche 3 giorni di riposo. Poi considera che il Napoli dopo altri 3 giorni fa domenica allenamento, poi lunedì parte, perché martedì 1 novembre alle 21 c'è la finalina, come l'ha definita Luciano Spalletti ieri alla conferenza stampa, per capire se il Napoli arriverà primo o secondo. Esatto. Diciamo una cosa, sì, sulla finalina con il Liverpool. Il Napoli l'impresa già l'ha fatta, sì, e riesce, diciamo, a coronarla con una ciliegina importante e vince anche il girone, sarebbe un risultato incredibile. Sì, incominciamo a preparare effettivamente psicologicamente il fatto che l'Ava ha già fatto una cosa straordinaria, qualificarsi. Esatto, bravo, no, in 4 partite, 5 vittorie su 5, 20 gol nessuno aveva fatti in Italia. Esatto. Prime 5 partite. Ti rompo un attimo perché introduco anche l'altro ospite, Gennaro Iezzo, amico e allenatore, ex azzurro ovviamente. Ciao Gennaro, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi, perché faccio completare Pasquale, così lo saluto anche. Ciao Gennaro. Siri personalizzato in palestra in campo, terapia e Rackman, ovviamente saranno gli unici due assenti anche sabato, giusto? Sì Dario, penso, Rackman abbiamo fissato diciamo il recupero nel 2023, quindi è un infortunio di cui hai bisogno insomma di un po' di tempo. Non so se si magari domani prima al vicente, che domani è vigilia, tra l'altro non credo ci sia la conferenza stampa di Luciano Spalletti domani. Non lo so, potrebbe anche lui aspettare magari le prossime partite. Immagino che Sirigu abbia un rientro più riavvicinato di Rackmani, che dovrebbe essere fissato quando il campionato ricomincerà, ovvero il 4 gennaio. Grazie Pasquale, buon lavoro stasera. Ciao Dario, ciao Gennaro. Grazie, ciao Pasquale. Dina. Allora Gennaro, abbiamo chiesto ai nostri amici, anche opinionisti, giornalisti eccetera eccetera, il vero primo principale, non so, segreto di questa squadra, qual è per te? Ma il segreto, io penso che il segreto sia, che poi segreto, tanto segreto non è, penso che sia Spalletti, diciamo, la punta di diamante di quello che sta facendo il Napoli, perché è riuscito a forgiare un gruppo con i nuovi inseriti e si vede il livello prestativo del Napoli è di altissimo livello, l'abbiamo visto anche ieri. Che ha un ritmo importante, grande aggressività, che davanti ci sia il Liverpool, ci sia, con tutto il rispetto, il Lecce. È una squadra che sta acquisendo quella mentalità vincente che serve per arrivare a fare grandi cose. Sì, indubbiamente la di mentalità, questo abbiamo detto anche prima. Qual vedere, no? Entrare in campo con una grinta, con una tutta birra Zerbini e Zanoli, o fare quelli rientri pazzeschi fino quasi alla propria area di rigore a Raspadori e a Politano, significa molto anche sul 3-0, sul 2-0. Però volevo chiederti di Kim, perché ieri non so se si è sentito alla TV, tu l'hai vista alla TV la partita? Sì. Io ero allo stadio e a un certo punto, dopo un recupero prodigioso in cui c'era l'attaccante che sta andando verso la porta, lui ha addirittura protetto il pallone che andava verso il fondo sotto la curva B con quello scatto micidiale di cui ha parlato Spalletti in questi giorni, il pubblico ha cominciato a inneggiare al sudcoreano Kim, 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 Kim.
e devo dire che è un'investitura ulteriore per questo ragazzo che sta facendo cose incredibili. Ma Dario, Kim ha sorpreso un po' tutti quanti, cioè nel senso che si sapeva che era un giocatore con delle ottime qualità, ma che facesse quello che sta praticamente, scusami, il giocatore quello che sta facendo adesso è dell'incredibile. Mi piace perché è un giocatore, sai, quel marcatore vecchi tempi, sì. Che ha anche dei buoni piedi per giocare, però principalmente è uno che sull'uomo sa fare il suo lavoro, lo fa bene, molto intelligente tatticamente. Ieri l'ho visto chiamare la linea con Østigard, che era lui il riferimento, ho visto che dava il 5 di Lorenzo, ho visto che scherzava con Elmas, anche uno che fa gruppo evidentemente. Sì, ma sai, Napoli è una squadra giovane, lo dice anche Spalletti, ma se andiamo a guardare un po' l'età dei ragazzi, è una squadra giovane e oggi i veterani sono i Di Lorenzo, i Mario Rui, sì. I Kim, Zielinski, cioè che comunque non sono giocatori troppo avanti con l'età. E questo fa capire che Kim sta in questi 4, 5, 6 leader che portano avanti il gruppo. Ma io penso che l'altra arma segreta del Napoli è proprio il gruppo. Perché quando tu vedi che un tuo compagno fa gol e si parte dalla panchina tutti quanti per andare a abbracciarlo, faccio l'esempio del gol di Osimhen contro la Roma, quello ti fa capire che questa squadra, al di là che oramai è arrivata a un livello importante di gioco, ma c'è un gruppo importante di grande livello e quello fa la differenza. È vero. Francesco da Caserta ci chiede il Napoli quanto può perdere a Liverpool, sentivo dire 2-0, ma non è così, io sbaglio? Sì, caro amico, non è così, perché il Napoli può, tra virgolette, di perdere 3-0. Dario, io direi al nostro amico, ma il Napoli deve perdere, ma che Napoli in questo momento qua è una squadra che sta in forma. Io penso che deve stare attento il leader. Ecco, come ma lo dico veramente con grande sincerità. In questo momento qua il Napoli non deve aver paura di nessuno. Cioè non è, sì, sicuramente sarà una partita difficilissima, stadio ti dico che metti i brividi, però il Napoli in questo momento qua sa il fatto suo, è vero, e non deve aver paura di nulla e di nessuno. All'allenatore Gennaro Iezzo chiedo, Napoli-Sassuolo come si prepara in 2 giorni? È chiaro che il Napoli ha per fortuna la possibilità di fare 5-6 cambi fisicamente ma anche mentalmente. È facile con Napoli che va così a mille, oppure c'è un pericolo anche di essere un po' superficiale? No, il Napoli non è una squadra che può cadere in una trappola del genere, nel senso che non è una squadra che si rilassa facilmente. L'ho detto prima, il Napoli sì. Oramai ha trovato quella mentalità che gli sta permettendo di fare delle cose straordinarie. La partita col Sassuolo sarà una partita difficilissima, come lo saranno tutte quante da oggi in avanti, perché oggi è arrivato il momento in cui si deve fermare la capolista, la squadra che gioca il miglior calcio, una squadra che gioca una delle squadre europee che gioca il miglior calcio, e allora tutti quanti si metteranno lì per cercare di ostacolare il Napoli, e saranno tutte partite difficili, ma il Napoli oramai lo sa. Io penso che oramai i ragazzi lo sanno, e la partita col Sassuolo è un'altra partita difficile, bisogna farla con grande intensità, con consapevolezza sicuramente di essere forti, e poi il Napoli ha comunque a disposizione tantissimi cambi. Poi sappiamo che oggi con i 5 cambi ti puoi cambiare una partita da 5 minuti, e il Napoli ha gli uomini giusti per cambiare le partite. Gennaro, grazie, un abbraccio forte, presto. Grazie a te, ciao Dario, un abbraccio. Un abbraccio a Gennaro Iezzo, ex azzurro, allenatore. Ci fermiamo qui, alle 20 torniamo con Marte Sport Live. Grazie a voi per averci seguito, tantissimi messaggi che arrivano. Ancora c'è il pomeriggio marziano con Marta Martinez, giusto, e Gigio Rosa, e poi alle 20 torniamo con Marte Sport Live. Da parte mia, Dario Sanataro, grazie e buon pomeriggio marziano e azzurro, ciao.